Ciao a tutti! Ma cosa è successo ieri durante la prova olimpica delle donne? Ancora al centro d'attenzione il famoso drop con passerella, o meglio, con le donne c'è stata la passerella, è rientrata in scena, mentre con gli uomini era stata tolta, ma non è stato detto a Mathieu van der Poel. Forse è stato Pidcock che prima della gara ha fatto un scherzo a Matthew dicendo: no, no, ma vai tranquillo, hanno rimesso la passerella. Tra le donne, una grandissima Yolanda Neff è tornata a primeggiare. Dopo i brutti momenti passati, un grave infortunio, poi altra frattura recente, ha portato la Neff a non essere sui suoi livelli attuali nelle ultime gare di Coppa del Mondo, ma qui è tornata la solita pungente Neff. Non ha sbagliato nulla, ha guidato veramente da grande fuoriclasse. Forse era l'unica che sembrava essere sul pezzo durante la gara. Le altre atlete come la Lecomte, come la Prevot, sembravano un po' spaventate, non so, sembravano un po' subire il giorno secco delle Olimpiadi, commettendo tanti errori e dando quindi spazio alla vittoria strameritata della Neff. Subito iniziata la gara, si è vista la Lecomte davanti, sembrava quindi un nuovo assolo del talento francese, della giovanissima francese, ricordiamo, solo 21 anni. Però oggi non sembrava proprio agio, nonostante le ultime prove di coppa. Sembrava avere due marce in più anche nel lato tecnico. Qui sembrava soffrire, non so, forse un errore nella scelta tecnica dei copertoni, della pressione delle gomme, però comunque non sembrava la solita Lecomte. Davanti la Neff parte subito in bagarre con la Prevot. Sulla passerella in legno succede un fatto molto pericoloso. La Prevot arriva, ma per fare la passerella in tutta sicurezza la copia tranquillamente. La Prevot arriva a fuoco e per non schiantarsi contro la Prevot esce dalla passerella rischiando un'impuntata da chilo. Grazie al suo grandissimo talento riesce a salvare un'impuntata che sembrava scritta, la facciata sembrava veramente scritta. Per fortuna Yolanda Neff aveva il telescopico, scusate se ritorno sull'argomento, però il telescopico gli ha salvato la gara. Con la sella alta, quell'impuntata lì non gliela toglieva nessuno. Con questo non voglio dire che il telescopico è fondamentale per andare forte, infatti a livello professionistico un rider può andare molto forte anche con la sella alta, ma al minimo errore il rischio di essere catapultato fuori dalla bici è alto. Quindi con la sella alta si va forte, ma al minimo errore si rischia di piangere. E dopo pochi metri supera la Prevot con grande cattiveria agonistica, passando indenne su un tratto sassoso, mentre la Prevot rimane un po' impigliata nei sassi e sfortuna vuole la bici comincia a ripiombarli giù e per raccoglierla perderà un bel 30 secondi buoni. Sicuramente questo è l'episodio che un po' l'ha fatta saltare di testa per la lotta all'oro. La Neff non ci è andata giù tranquilla nelle dichiarazioni dopo gara, dicendo che la Prevot corre male, corre pericolosamente e quella frenata prima del drop è stata fatta quasi volutamente. E la Neff non l'ha certamente mandata a dire. Secondo me è stata un po' cattiva, un po' troppo aggressiva la Neff in queste dichiarazioni. Anche perché si sa chi è davanti decide cosa fare. Se la Prevot era in prima posizione e voleva fare la passerella in tutta sicurezza, non vedo perché la Neff deve stargli incollata e poi rischiare la caduta. Ha rischiato veramente molto la Neff di buttare via un'Olimpiade, un po' come Mathieu van der Poel nella giornata di lunedì. Logico, io sto valutando il singolo episodio, poi bisogna vedere anche che cosa c'è in passato, che cosa è successo in passato, perché spesso questi piccoli attriti derivano da guerre antiche. Infatti non dimentichiamoci che la Prevot e la Neff sono state anche protagoniste di un altro brutto episodio in Coppa del Mondo Cyclocross. In una contropendenza la Neff cerca di superare la Prevot, la quale non riesce a mantenere la linea e fanno una caduta molto molto importante. Forse già da lì non corre buon sangue tra due atlete e ce ne siamo accorti durante appunto la conferenza stampa della Neff. Well, in fact, just before that part where she crashed, like 20 seconds before, there was the big jump, and we approached it, and she was in front of me, and then we were going a good, decent speed, and just like 1 meter before the thing, she just pulled her brakes super hard and was rolling down the thing, and I couldn't do anything. I was just like, I came with the speed ready to jump, and I couldn't brake to roll it because she was on the roller, so I ended up jumping with no speed at all on the left side, like just like a couple centimeters next to the wood. Like, I was super lucky that I didn't crash, and it was such a
stupid move of her because it's really dangerous for the ones behind you. Like, if you don't want to jump, you have to approach in a like lower speed already. But like, I don't know why she did it. I don't know if she knew I was right there behind. Right, so scary. Like, you never know what she does. So the next doubles, I chose the left line. La Prevot poi ha giudicato anche l'entrata della Neff sulla pietraia come un'entrata un po' troppo aggressiva, dicendo che se non frenava lei si sarebbero scontrate. In realtà la Prevot ha sofferto un po' questa cattiveria agonistica della Neff facendosi infilare e c'era tutto lo spazio per mantenere la linea, ma la Prevot, forse complice un po' la cattiveria agonistica della Neff, si è fatta un po' mettere i piedi in testa. Peccato, peccato per la Prevot perché ha tantissimo talento, è una fuoriclasse, ma d'altronde le gare le ha già vinte, ha già dimostrato il suo talento. Però ultimamente sta guidando un po' troppo pulita, un po' troppo, gli manca quella cattiveria agonistica e permette sempre ad atlete più ingarellate, più cattive, permette sempre a loro di infilarsi e quindi di avere la meglio. La Prevot è comunque uscita sul suo Instagram con un post dove fa capire come nell'animo si è tranquilla, ringrazia tutti, valuta comunque positivamente il decimo posto perché era lì a lottare con le migliori al mondo. Ok, non è il risultato che sperava, però non vuole arrivare alla situazione di Rio 2016 dove dopo la delusione olimpica di Rio voleva abbandonare la bici e non vuole più ritornare a quei tempi. Ha dimostrato il suo grande affetto con la Lecomte, 21enne, dichiarando che sarà il futuro talento della mountain bike femminile. Ma l'ordine d'arrivo? Ordine d'arrivo, prima Yolanda Neff, seconda Sina Frey, terza Linda Indergand per un podio tutto svizzero. Quarta la sorpresa ungherese giovanissima Kata Blank-Vass, quinta Anne Terpstra, sesta la Lecomte, data per favoritissima, comunque è giovane, ha solo 21 anni, avrà almeno due Olimpiadi davanti a sé a cui puntare. Ottava Jana Belomoina, nona Ellie Batten e decima Pauline Ferrand-Prevot. Delusione per Jenny Riese, solo 14esima, e Kate Courney 15esima. Altra grossa delusione per Eva Lechner che ha sofferto un po' il clima umido, ma abbiamo visto che molti atleti hanno sofferto questo clima umido giapponese. Solo 25esima Eva, veramente un peccato visto che nelle gambe la medaglia ci poteva stare. E con questo abbiamo chiuso il report, la nostra opinione sulle Olimpiadi femminili. Complimenti a Yolanda Neff, aggressivissima, voleva vincere e l'ha fatto. Peccato per la Prevot, gli è mancata un po' quella verve agonistica giovanile e tirata d'orecchio agli organizzatori giapponesi per come hanno gestito questa passerella che compariva, scompariva. Forse la prossima volta bisognerebbe decidere in anticipo se mettere o meno un determinato tratto tecnico. Ora tutti a fare il tifo per Giacomo Fantoni, giovedì e venerdì impegnato nel BMX. Forza Jack, siamo tutti con te. Mi raccomando, continua a seguirci. Ciao, alla prossima.